L'ombra sulla faccia. Allora, in questa penombra da bordo campo, faccio questo buio, qua si fa luce con la testona. Dietro di noi Valeria Fiordimalva con la maglietta Paradise. Il supporto esterno della luce, è arrivata la luce. Benissimo, quasi stiamo assistendo alla semifinale che sta di finale tra Cipolloni e Beauty Pharma, ex Calabria Gusto. Una film già visto, sembra, no? Con attori un po' diversi, è quasi un remake della finale dello scorso anno. Infatti ha lo stesso sapore, penso, della finale dello stesso anno. Però bene la finale dello scorso anno. Ah sì sì, ho visto tutte le finali senza caso. Dal primo anno, no? Aggiungerei una nota per la tifoseria col noto accento valdostano che si fa sentire. Questo ci vuole l'interprete italiano, francese, francese, italiano. Molto un po' tedesco. Attenzione, confessione di Valeria. Qualcuno l'ha rivelata. Come si chiama quella cosa? Quella cosa rosa. Cosa orribile da bimbi minchia. Ah, pensavo quella cosa rosa. Kitty, come c'era le magliette? Ma perché non è giusto? Cioè, non è giusto per ancora sapere un anno. Polemica, vai. Per un anno potrebbe vincere qualcun altro. Dovremmo truccare il torneo e far vincere qualcun altro. Valeria, vergognati di quello che hai appena detto e fai un po' di confessione, di ammenda. Dopo che Valeria c'è la punizione. Dopo che Valeria c'è la punizione. Non so, ci sta guardando. Guarda la punizione. L'intermezzo. Non so, c'è questa guarda. Vado a faccia. La punizione. Ma ha fatto avere la bimba. Apposta. Benissimo, abbiamo visto la punizione con Cosimo che criticava il fatto di averla vista in differita. Che manco se il ah, boh, non è che. Ma mo hai detto bravo, Pepo, bravo. No, però lei tifa Beauty Farm perché le piace il rosa. Perché le piace il rosa. E con questa vena di polemica chiudiamo il torneo.